Lazza, Cenere. Ho paura di non riconoscerti mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui. Tra le tue grida in loop. Corro via su questa cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro. Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come cenere. Sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Spazzami via come cenere e ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. Ho paura di non riconoscerti mai più, non credo più alle favole. Ok, quindi non è molto chiara, però diciamo c'è un'unione di idee. Ormai insomma sono grandetto, quindi non credo più alle favole, ormai conosco la vita, per così dire, e ho paura di non riconoscerti mai più. So che ho un posto, ma non qui. Quindi ok, quindi qua, insomma, con te non sono a casa. Tra le tue grida in loop. Ok, quindi insomma, descrivo questa situazione. Corro via su una cabriolet. Un dettaglio veramente un po' trash, che doveva essere per forza una cabriolet. Considerando che tra l'altro non è utile né alla metrica né alla rima. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi e pezzi di vetro. Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Questa cosa mi sembra che non abbia senso, ha forse maggiore, ha più un valore, lo so, simil poetico, vabbè. Però mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi, mi rendi cieco. Ti penso con me per rialzarmi, sto sì, no, perché? Cioè perché allora? Perché ti penso con me per rialzarmi? Non dovrebbe aver bisogno di lei. Vabbè, comunque questo silenzio potrebbe ammazzarmi e vabbè, è una cosa che ci sta, sono un po' trita e ritrita, però ci sta. Aiutami a sparire come cenere, cosa che ha più o meno senso, insomma, se immaginiamo la gestualità anche. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Beh, questa è lì solo per fare rima, tra l'altro, neanche granché. Spazzami via come cenere. Ok, praticamente ti supplico di distruggermi pur di liberarmi da questa situazione. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. E quindi no, che cazzo, perché dovrebbe fare sta cosa? Se poi non. Ho visto un paio di inferni alla volta, so che vedermi così ti impressiona, primo in classifica, ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona, vabbè, qui c'è autoreferenzialità abbastanza grezza, anche perché non è credibile, si sente l'ultimo come persona, non ci si crede. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso, sai che detesto che citi l'oroscopo, che vorrebbe dire? Ho fatto un pronostico, è andata a finire che mi sono arreso, non ha senso un pronostico, non ci si può arrendere un pronostico, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ah. Ti prego, abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Vabbè, questa è comunque carina, fare l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo. E in realtà dovresti essere contento che sta distante, no? E tu guardi, cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come cenere, sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, eccetera, eccetera. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Puoi cancellare il mio nome e farmi sparire nel fumo come un pugnale nel cuore, come se fossi nessuno. Via come cenere, cenere. Vorrei che andassi, insomma, rinasceremo insieme dalla cenere. Quindi è un messaggio comunque confuso. Cioè, è un messaggio comunque confuso, perché anche la fine, bella che mi sembri Venere, scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un'ora. Tu sei più calda del sole, io invece freddo Mercurio. Boh. Non si capisce, insomma. Ebbene, tiriamo qualche conclusione per quanto riguarda Cenere di Lazza.
In realtà c'è poco da dire, nel senso che abbiamo visto un pezzo molto semplice, scritto in italiano, non è niente di particolarmente complesso, evocativo, potente, però almeno è scritto in italiano e abbiamo detto che ormai è praticamente una caratteristica che va tenuta in considerazione, siamo ridotti a questo. Quindi non direi tantissimo. Diciamo che una cosa curiosa è che questo testo è scritto da Petrella, che a quanto pare è molto, molto in voga e anche molto, molto in forma, cioè scrive molto, molto facilmente. Infatti ha scritto praticamente per un sacco di gente. Cioè, penso che avesse 4-5 canzoni in gara a Sanremo 2022, due le aveva, almeno due le aveva in questa edizione. Quindi questo scrive veramente di brutto, scrive veramente per tutti, cioè ci sono delle collaborazioni anche insospettabili. E la cosa che sorprende è che questo festival lui ha fatto con i suoi testi, ha fatto primo e secondo posto, insomma, che non è male dal punto di vista del risultato, naturalmente ha tutto il diritto di sentirsi felice per questo motivo. E certo a me vengono sempre dei dubbi sulla creatività e la capacità, perché se per tanto tempo hai fatto delle cose e le hai scritte tu, e le tue cose non sono mai uscite, non sono mai state apprezzate veramente, almeno non a questi livelli, e improvvisamente diventi quello di cui tutti hanno bisogno per scrivere qualcosa, non lo so, questa cosa mi, non lo so, mi insospettisce un po', no? Penso che sia anche abbastanza logico. Il vero problema della canzone di Lazza è che io continuo a farmi una domanda abbastanza semplice in realtà. Ma se una canzone conta fondamentalmente tre elementi, cioè l'aspetto musicale, il testo e la maniera in cui viene cantato il testo, quindi l'interpretazione, e mi canti delle canzoni che non scrivi, dove evidentemente non c'è musica strumentale, che tu non suoni comunque, fondamentalmente, fosse anche musica elettronica, ma la suonassi tu, sarebbe diverso. E poi non canti, perché non canti in senso proprio, io non riesco veramente a capire per quale motivo lì ci debba stare uno piuttosto che l'altro, cioè è la stessa identica cosa. Cioè qua non stiamo dicendo che c'è, ma sai, c'è tanta gente che non ha mai scritto una canzone, però ha cantato comunque delle canzoni bellissime, certo, ha cantato dei testi molto belli, o più o meno belli, nobilizzandoli, portandoli ai massimi livelli perché era gente che cantava, che sapeva cantare e che cantava. Al contrario, c'è gente che non sa cantare ma ha abbracciato dei generi nei quali il bel canto classico non è previsto e va bene uguale perché ha scritto delle bellissime cose, ha utilizzato un linguaggio alternativo molto bello e quindi il risultato finale è valido. In questo caso a me sembra che non ci sia nessuna delle tre condizioni. E quindi non capisco perché Tizio piuttosto che Caio. Cioè, questa canzone Petrella l'avrebbe potuta dare a chiunque, non c'era bisogno di darla a Lazza. E viceversa, Lazza avrebbe potuto cantare in quel modo la canzone di chiunque, anche perché quando l'ascolti in presa diretta io sfido chiunque a capire veramente il testo. Nonostante il testo, tra l'altro, sia semplicissimo, come abbiamo visto. Misteri. Rimango dell'idea che comunque un punto a suo favore sia il fatto che sia scritta in lingua italiana, che l'abbiamo già detto, purtroppo è da considerare ormai una cosa, non dico eccezionale, ma un punto veramente notevole, quando invece normalmente sarebbe la base di partenza. Nient'altro da aggiungere. Cioè questa è seconda Sanremo, Festival della Musica Italiana. Questa è seconda. Cioè non riusciamo a fare di meglio. Non dico che sia peggio di altre, e sicuramente lo era, ma dico che generalmente non riusciamo a fare meglio di così. È abbastanza preoccupante. Detto ciò, vi lascio, come sempre vi invito a fare qualsiasi tipo di considerazione, potete anche offendere, tanto lo fareste comunque. E niente, vi ringrazio e vi saluto. Ciao!